Negli ultimi anni si sono parecchio diffuse questi tipi di macchinette qui, ma fino a qualche anno fa le uniche macchinette che avevamo nelle nostre case erano queste, le Moka. Sono state inventate nel 1933 da Bialetti. Da allora nessun italiano è riuscito a farne a meno e ognuno di noi aveva almeno una Moka nella propria casa. Ma come funziona esattamente una Moka? E perché ha quel sapore unico? Lo scopriamo dopo la sigla. Benvenuti in questo nuovo video di Fisica in Pillole. Come avrete intuito dall'intro, oggi vedremo come funziona la moka. La moka è divisa in tre parti: una parte che è raccogliere il caffè appena finito, il serbatoio dove metteremo l'acqua e il filtro dove andremo a mettere il caffè. Questo è il serbatoio dell'acqua. Non dobbiamo mai superare questo livello di acqua per due ragioni. Uno, perché l'acqua non deve entrare in contatto con il caffè macinato che si trova nel filtro. Due, perché ci deve essere uno strato di aria tra il filtro e l'acqua. E adesso vediamo perché ci deve essere questo strato di aria. Questa è una valvola di sicurezza e non ci dice solo fin dove dobbiamo riempire l'acqua, ma serve anche un'altra cosa che vediamo tra poco. Quindi mettiamo la nostra moka sul fuoco, mi raccomando lento, poi capiremo perché. Cosa succede all'acqua? Inizierà a riscaldarsi. Non solo si riscalderà l'acqua, ma si riscalderà anche l'aria che si trova al di sopra dell'acqua. Noi sappiamo che la velocità a cui si muovono le particelle di un gas è direttamente proporzionale alla temperatura. Quindi significa che se aumenta la temperatura, aumenta la velocità con cui si muovono queste particelle e andranno a sbattere più forte contro le pareti del serbatoio e contro l'acqua che si trova al di sotto. Un altro fenomeno che si verifica all'interno del serbatoio è l'evaporazione di una parte dell'acqua. Anche se non abbiamo raggiunto la temperatura di ebollizione, un po' di acqua riuscirà ad avere energia necessaria a lasciare lo strato di acqua e diventare vapore acqueo. Questo insieme di fenomeni che avviene all'interno del serbatoio aumenterà la pressione. A un certo punto la pressione sarà così grande che lo strato di aria premerà così tanto sull'acqua da farla risalire e farla arrivare nel filtro. Quando avviene questo, la pressione totale, affinché accada questo fenomeno, dovrà essere maggiore della somma tra la pressione atmosferica e la pressione di filtrazione, cioè la pressione necessaria a far insidiare l'acqua attraverso il caffè. Torniamo alla nostra valvola di sicurezza. A cosa serve? La pressione all'interno del serbatoio potrebbe aumentare a dismisura e fare addirittura esplodere la moka. La valvola di sicurezza serve proprio a questo. La pressione spinge contro una molla. Se è molto molto grande questa pressione, la molla apre una fessura da cui far uscire un po' d'aria e quindi diminuire la pressione. Torniamo al nostro caffè. Una volta che è risalito, che cosa succede? La prima acqua che risale sarà sicuramente più fredda di quella che risalirà dopo. Quindi ci sarà una sorta di stratificazione all'interno del nostro raccoglitore di un caffè diverso. Perché ci sarà una differenza tra il caffè iniziale e quello finale? Perché a seconda della temperatura dell'acqua vengono filtrati diversi aromi. I primi aromi sono quelli della temperatura più fredda, quelli più gustosi e che solitamente noi riusciamo ad apprezzare di più sono quelli che si hanno a circa 90-93 gradi. Se invece la temperatura è troppo alta dell'acqua, avremo il caffè bruciato, proprio perché l'aroma che tirerà fuori sarà quella bruciacchiata, quella che a noi non piace. Per questo motivo si deve mettere il fuoco lento, perché dobbiamo evitare che la temperatura dell'acqua superi i 90 gradi e dobbiamo recuperare il tutto il caffè prima che raggiunga l'ebollizione. E infatti, una volta raggiunta l'ebollizione, possiamo chiudere il fuoco e versare il nostro caffè. Ora, dedichiamoci un attimo al caffè. Abbiamo detto che l'acqua deve risalire ad una certa temperatura, tra i 70 e i 90 gradi, per avere il gusto ottimale. Quindi questo che cosa significa? Che se mettiamo troppo caffè, la pressione di filtrazione sarà molto più alta e quindi la temperatura che dovrà raggiungere l'acqua sarà molto più alta dei 90 gradi, dovrà probabilmente raggiungere l'ebollizione e per questo avremo un caffè bruciato. Se invece
riempiamo troppo poco il filtro, rischiamo di avere un caffè acquoso, perché la pressione di filtrazione sarà molto minore, perché l'acqua potrà addentrarsi tra il caffè molto più facilmente. Quindi il trucco è cercare di non pressare troppo, non mettere troppo caffè, ma nemmeno troppo poco. C'è un'altra macchinetta del caffè, quella napoletana, che ha bisogno di raggiungere l'ebollizione per poter preparare il caffè. La caffettiera napoletana risale a molto prima della moka e ha il serbatoio al di sotto, ha un filtro e ha il raccoglitore sopra, un po' come la moka, ma ha una particolarità. Una volta raggiunta l'ebollizione, fuoriuscirà da sopra, dal raccoglitore del caffè, del gas che ci indicherà che sta bollendo l'acqua. Una volta raggiunta l'ebollizione, va chiuso il fuoco. Una volta chiuso il fuoco, la caffettiera va capovolta e l'acqua che ormai ha raggiunto l'ebollizione scende attraverso il filtro e prepara il caffè. E infatti, se notate, il filtro si trova al contrario dell'altra macchinetta. Bene, questo è tutto per oggi. Noi ci vediamo al prossimo video.